Cari amici, bentrovati alla Meglio Comunicazione, quinto appuntamento della nostra puntata. Questa sera ci tingeremo un po' di bianco, perché parleremo di una figura professionale che nasce in America e che si sta diffondendo in tutto il mondo. Parleremo della Wedding Planner, dopo la sigla. Eccoci amici, bentrovati dopo la sigla, quinto appuntamento della nostra trasmissione, La Meglio Comunicazione. Grazie a tutti quanti voi per i nostri numeri, le visualizzazioni in rete, il fatto che ci seguite in televisione sempre con tanto affetto e che tempestate la nostra casella, diciamo così, di posta elettronica, di messaggi, di complimenti. Continuate a farlo, orspeva@chiocciolalibero.it, non solo per i complimenti che sono comunque graditi, ma fatelo anche per suggerirci i vari argomenti da sviluppare insieme nella nostra puntata. Puntata che, vi ho detto poc'anzi, parlerà di una figura professionale che nasce in America e che si sta diffondendo in tutto il mondo. Parleremo della Wedding Planner. Iniziamo subito ad analizzare appunto questi due termini, ovvero in inglese wedding, che significa matrimonio, e planner, che significa pianificatore, pianificatrice. Vanno quindi così a definire questa figura professionale che ha il compito di organizzare la cerimonia, il giorno più bello degli sposi, e nell'organizzazione è compreso proprio tutto per rendere quel giorno veramente il giorno più bello della coppia. È una persona che si occupa di pianificare dalla burocrazia a tutto quello che invece deve avvenire in chiesa e anche nelle varie location. Organizza tutto dall'inizio alla fine insieme alla coppia. A volte questa organizzazione va oltre il matrimonio, va oltre la cerimonia e continua per qualche mese per organizzare anche alcuni aspetti della vita di tutti i giorni degli sposi, della coppia. È colui che si occupa di tutti gli aspetti dell'organizzazione dell'evento, quindi si parla anche della scelta della location, si parla della scelta dei musicisti, come ad esempio anche il bouquet della sposa, l'abito della sposa, il colore, le bomboniere. Veramente un compito molto 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 particolare da sviluppare assieme alle persone, quindi sicuramente una consulenza a 360 gradi, una vicinanza anche alla coppia per cercare di capire i gusti della stessa e cercare anche di sviluppare assieme un programma religioso e anche, diciamo così, civile, da far rimanere tutti a bocca aperta e sempre col fiato sospeso. È quella figura che in pratica solleva da ogni pensiero la coppia, che deve godersi quel giorno con appunto la massima serenità. Come sempre nella nostra puntata, noi sviluppiamo i temi della stessa. Iniziamo dall'editoriale della nostra Laura Rossoni. Prima di sentire la gente, sentiamo che cosa ci ha detto appunto Laura riguardo a questa figura professionale, la Wedding Planner. Ciao Gianluca. Oggi invece parliamo di una figura professionale interessante, che è il Wedding Planner, cioè quella figura che ti aiuta nell'organizzazione di un matrimonio contattando tutti quanti i fornitori, che sappiamo in un matrimonio essere veramente tanti, perché le incombenze sono notevoli. Bisogna trovare il ristorante, bisogna scegliere il menù, bisogna fare gli inviti, bisogna scrivere le partecipazioni, trovare le bomboniere, ordinarle, insomma trovare i fiori. Ci sono tantissime incombenze, la macchina, il fotografo,
che rendono, come dire, molto faticoso anche organizzare un matrimonio. Quindi c'è questa figura che, adattandosi alle esigenze, alle richieste, a volte anche particolari, a volte anche molto personalizzate degli sposi, costruisce insieme a loro il matrimonio perfetto, il matrimonio dei loro sogni, avendo appunto a disposizione tutta una serie di contatti. È sicuramente comodo anche perché siamo tutti oberati, insomma, la vita di tutti noi è estremamente frenetica, non abbiamo tempo neanche per fare la spesa, spesso e volentieri, quindi organizzare un matrimonio diventa qualcosa di faticoso. L'wedding planner invece riesce appunto a fare tutto questo lasciandoti lo spazio solo per le cose più divertenti, magari scegliere il menù e invece sgravarti di quelle più burocratiche o faticose. Qual è diciamo però l'aspetto negativo? Che tutto sommato tutta questa fatica ti fa godere un pochino di più del tuo matrimonio, no? Perché sappiamo che per esempio l'attesa è qualcosa che crea delle aspettative, che ti fa costruire quello che tu vuoi raggiungere con più fatica, ma anche con più soddisfazione alla fine. Quindi forse delegare ad altri tutta l'organizzazione ti toglie fatica, ma ti toglie anche magari una parte che è solo tua, che si spera sia irripetibile perché si spera che il matrimonio duri per sempre e che tutto sommato può anche essere divertente, no? È vero che si perde tempo a cercare i ristoranti o scegliere le bomboniere, però lo si fa insieme alla persona che si ama, sì, ed è forse anche un momento bello da condividere. Un grazie come sempre di cuore alla nostra Laura Rossoni che ci introduce con la copertina verso l'argomento che trattiamo di puntata in puntata. Dicevamo wedding planner, questa figura professionale di recente diffusione, diciamo così, nel nostro paese soprattutto perché tra l'altro è un mestiere che nasce circa 20 anni fa, pensate, negli Stati Uniti e che si sta diffondendo sempre di più in Europa e nel resto del mondo. Ma perché nasce questa figura professionale? Perché cresce sempre di più? Il motivo è semplice, perché tutte le coppie vogliono bene organizzare quello che deve essere il giorno più bello della loro vita. A tutti piacerebbe organizzare un evento impeccabile, perfetto in tutto. Deve essere tutto in simbiosi, dalla chiesa fino al ricevimento e anche dopo, perché questa figura professionale si occupa a 360 gradi veramente di tutto. Come detto prima, si occupa della scelta dei fiori sia al ristorante che in chiesa, si occupa anche dell'abito della sposa, del colore. Tra l'altro non si usa più solo il classico bianco, ma ci sono altre tinte, diciamo così. La nostra puntata è tinta di bianco perché vogliamo rimanere un po' tradizionalisti, però scherzi a parte, si sceglie veramente tutto, le bomboniere, l'autovettura, veramente di tutto, i cantanti, diciamo così, che si devono esibire nel ricevimento, un lavoro che di sicuro gratifica molto queste persone che lo svolgono, però ciò non deve trarre in inganno. Non è mica semplice organizzare perché ci sono anche le cosiddette parti burocratiche da curare. Perché si fa questo? Perché la coppia deve godersi appieno, in tutta serenità, il giorno più bello, diciamo, della loro vita. Le nozze devono scorrere tranquillamente. E non solo i familiari e gli invitati, ma anche gli sposi devono stare veramente tranquilli di tutto. Vi do alcuni dati, come sempre facciamo nel nostro programma. Diciamo che i meno cari d'Europa ce li abbiamo noi in Italia e hanno tra l'altro una capacità organizzativa veramente elevata, frutto della frequentazione di queste persone, di corsi, di master che quindi seguono con tanto interesse, sviluppando anche quella che è la loro professione. Si deve essere evidentemente sempre aggiornati e secondo alcuni dati, malgrado i matrimoni siano un po' in calo in tutto il mondo, c'è da dire che il servizio del wedding planner sta conquistando sempre di più le coppie. In Italia, come detto poc'anzi, si parla di questa figura come la più economica del mondo. Ma vi do, come detto poc'anzi, anche un dato. Per esempio, in Inghilterra bisogna pensare che c'è un guadagno di queste persone che va dal 15 al 20% sul costo complessivo del matrimonio.
Se parliamo invece di un matrimonio in Svizzera, si calcola circa il 18%, poi il 17% in Germania, mentre tra il 12 e il 15 in Francia. L'Italia, appunto, è la più economica, si calcola più o meno un 10-12% che sarebbe il guadagno del complesso della spesa di tutto il matrimonio. E un'opportunità appunto di lavoro molto importante che tra l'altro in questo periodo si sta sviluppando anche in Romania, in Polonia, in Croazia ed anche in Ungheria. Tra l'altro in questi posti il numero di matrimoni per numero di abitanti è molto più elevato rispetto al nostro paese. Ci sono tanti italiani anche che risiedono all'estero e quindi hanno voglia anche di contattare i nostri connazionali per l'organizzazione del matrimonio. Dicevamo che è una figura professionale molto preparata e molto qualificata. Tanto è vero, pensate, che addirittura oggi esiste la wedding planner, pensate, in rete. Cioè ci sono queste persone che utilizzano esclusivamente la rete, assumendo contatti live con videochiamate, telefonate e quant'altro. Per questo motivo il loro lavoro possiamo dire che è esportabile un po' in tutto il mondo, si abbassano i costi e c'è la possibilità veramente di stare a contatto, non dico 24 ore su 24, però il servizio è di sicuro, diciamo, abbastanza coperto per le esigenze della coppia. A questo punto io direi che dopo aver dato qualche numero o qualche dato, direi di sentire l'opinione della gente e cercare di capire se questa figura della wedding planner è gradita alle persone, se a livello culturale, diciamo così, siamo preparati, siamo pronti per dare tanto lavoro a queste persone, oppure se invece ancora siamo un po' tradizionalisti e il matrimonio ce lo vogliamo organizzare da noi. Sentiamo cosa ha detto la gente a Michela. Ciao studio, oggi ci occuperemo della wedding planner, questa figura organizzatrice di eventi. Sentiamo un po' in giro che cosa ne pensa la gente. In particolare vediamo un po' l'italiano che è molto tradizionalista, se una figura del genere l'accetta o meno. Io penso che la wedding planner sia una buona figura per chi ne ha bisogno, però penso anche che si possa organizzare un matrimonio senza utilizzarla, perché io ho organizzato il mio in 3 mesi e ho fatto tutto da sola, abito, bomboniere, inviti e tutto, quindi per me si potrebbe anche evitare, però può essere di grande aiuto. Quindi secondo lei è un costo, tra virgolette, inutile, ma quando secondo lei è una figura utile? Per quali tipologie di persone? Per chi non ha la possibilità di seguire il suo matrimonio e chi ha la possibilità economica di potersela permettere. Allora, penso che chi non ha le capacità organizzative, un po' di fantasia per organizzarselo da sé, penso che se si avvalga di un wedding planner vada bene. Io, per come sono fatta io, visto che mi arrangio, potrei anche farne a meno. Quindi ritieni che sia una figura che magari è anche costosa e quindi non valga neanche la pena? Secondo te chi dovrebbe usare una figura del genere oggi, come oggi? Chi non ha capacità organizzative nel proprio matrimonio. Sarebbe una bella cosa, perché quando mi sono sposata io abbiamo dovuto organizzarci noi, un po' i genitori, perché una volta c'erano i genitori che dicevano fai questo, fai l'altro. Mentre adesso penso che sia una bella cosa che ci sia un'organizzazione che organizza tutto, diciamo, dal pranzo ai fiori in chiesa al viaggio anche. Che le dia una mano in quelle cose che magari per tempo... È vero, perché certe volte il tempo non c'era oppure si lavorava, ma erano quasi tutti i genitori che imponevano devi far questo, fai l'altro. Mentre così si risolve tutti i problemi, penso, ed è una bella cosa. Assolutamente no, lo farei organizzare a mia moglie il matrimonio, sì, perché mi devo rivolgere ad una persona esterna per organizzare il mio matrimonio, non lo farei mai. Se sua moglie non avesse il tempo? Ma se non avesse il tempo le donne lo trovano il tempo, trovano per accudire i figli, figuriamoci se non trovano il momento giusto per il giorno più importante della loro vita. Quindi ritiene che sia una figura... Sia una figura che a me non interessa, diciamo. Personalmente a me piace fare le cose da sola, cioè non da sola, però
di mia fantasia. Quindi relazionarsi con gli altri non sempre uno riesce a capire quello che ho in mente. Però se uno è in gamba, ha questa predisposizione, una fantasia e magari uno non ha tempo invece per fare i propri preparativi, può essere una cosa utile. Dipende tutto come l'interazione che si crea tra diciamo chi offre il servizio e chi ha bisogno di questo servizio. Se c'è una buona interazione, che si capiscono, c'è un'affinità, penso potrebbe crearvi il matrimonio perfetto. Certo, perché magari poi uno lavora, non ha tempo per seguire tutte le cose, soprattutto nei particolari. Però dipende, è una cosa molto personale. Personalmente io ho fatto un po' tutto da sola, dalle bomboniere ai fiori, perché era una cosa che mi piaceva. Magari non è venuta perfetta, ovviamente, però era una cosa, però l'ho fatta io, cioè sono scelto i fiori, sono andata col prete a vedere le cose. Quindi in base della giornata è stato anche bello la preparazione, perché comunque si creava rapporto anche con le persone con cui facevo queste cose. Però è tutto molto soggettivo, per uno che non ha tempo, lavora 8 ore e quando arriva a casa trova tutto chiuso, per forza deve associarsi a qualcuno. È stata dura, è stata difficile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Se ne vedranno un po' di ogni. E ci hanno stupito sti italiani con queste interviste. A presto, studio! Eccoci in studio, cari amici, dopo aver sentito la voce del popolo, quello che pensa la gente di questa figura professionale, la wedding planner. Allora, avete sentito che tutti, è importante, intanto conoscono queste persone che organizzano i vari eventi, i vari matrimoni. Però abbiamo visto che le persone ancora oggi preferiscono curare da sé, diciamo così, quello che è il giorno più bello della loro vita. Altre invece ci hanno detto che se non c'è la capacità organizzativa, se non c'è il tempo, è una figura professionale che veramente serve, è indispensabile agli sposi per poter organizzare veramente tutto e che tutto sia veramente perfetto per il giorno delle nozze. Tra l'altro, l'abbiamo detto anche prima, si seguono molti mesi prima gli sposi e anche qualche tempo dopo, perché si curano tutti i vari aspetti, tutte le varie fasi di quel giorno, il giorno del sì. Tra poco conosceremo la wedding planner che ho intervistato e cercheremo di capire veramente come si svolge questo lavoro, che sembra facile, però vi posso assicurare non lo è. Diciamo che per nostra cultura quello della wedding planner in Italia non è ancora tanto diffuso, in quanto, come detto prima, la coppia tende a voler fare tutto da sé. Ma perché questo? Perché tante persone ci hanno anche detto, per risparmiare un po', senza affidarsi a terzi, all'organizzazione dell'evento. Allora, la wedding planner si occupa di tutto e se ne prende anche le responsabilità, se ne assume le responsabilità. E ad oggi questo mestiere viene praticato soprattutto da donne, però non è più così raro trovare diciamo solamente donne, infatti è una categoria che viene intrapresa in questi ultimi anni anche da moltissimi uomini che si dedicano agli sposi, a chi vuole organizzare il giorno del sì. La domanda sorge spontanea, abbiamo dato qualche numero poc'anzi, quanto guadagnano queste persone? E diciamo che noi abbiamo dato delle percentuali, ma tutto sommato non è poi così scontato quel tipo di guadagno, non è poi così chiaro, perché bisogna capire che i matrimoni possono costare poco, pochissimo, possono costare veramente tanto. Ci sono matrimoni che partono anche da 5, 6, 7 mila euro fino ad arrivare a 50 mila euro, ma oltre, quindi poi si devono fare un po' i vari calcoli. C'è anche, diciamo così, questa sorta di trattativa che viene fatta evidentemente all'inizio tra gli sposi e la wedding planner, e da lì nasce, non so, il compenso di questa figura professionale, che di sicuro magari guadagnerà anche bene, però ha la responsabilità veramente di tutto, non è poco. È un giorno importante per gli sposi, per le famiglie, un giorno importante per gli invitati e tutto deve essere veramente perfetto, impeccabile. A questo punto io direi che possiamo conoscere finalmente la nostra wedding planner, la persona che ho intervistato è una persona sorridente,
ha risposto a tutte le nostre domande, ci ha chiarito un po' le idee e ve la voglio presentare subito. Amici della Meglio Comunicazione, nella puntata odierna stiamo parlando della wedding planner. Sono a Bergamo, mi sono recato nell'abitazione di una wedding planner che ci aiuterà a meglio capire il mondo di questa figura professionale. Ringrazio e vi presento Nives Malvestiti. Grazie a voi di avermi invitato. Ci mancherebbe, per noi è un onore. Sei di bianco vestita, appunto, come ho detto nella trasmissione, perché è un po', diciamo così, il colore tradizionale della sposa. Esatto, il colore tradizionale della sposa, anche se comunque di questi ultimi tempi qualcosa, diciamo, sì, così, è un po' cambiato. Sì. Assolutamente sì. Senti, allora, cominciamo subito a rompere il ghiaccio. Come ha avuto inizio la tua esperienza in un campo, diciamo così, dove è importante un po' essere camaleonti, però senza perdere il proprio stile? Camaleonti perché? Perché ci si deve un po' adattare a quelle che sono le esigenze dei clienti, degli sposi, della gente per organizzare appunto l'evento. E poi come ha avuto origine questa tua passione? Come lavori? Ha iniziato come imprenditrice, come libera professionista e nella mia attività ho fatto degli eventi aziendali. Da lì mi mancava un po' la parte creativa che ho poi ritrovato quando ho cominciato a fare wedding, a fare eventi in generale. E lì ho scoperto un mondo diverso dove comunque non c'è solo la parte organizzativa ma c'è la parte di realizzazione creativa, del mood dei matrimoni, degli eventi. E sì, oggi bisogna essere camaleontici, bisogna avere comunque, è importante avere il proprio stile, ma è anche importante adattarsi a quelle che sono le richieste dei clienti, quindi metterci una parte di quello che è il nostro lavoro, della nostra creatività, seguendo sempre comunque i gusti e le scelte del cliente. Diciamo che una cosa fondamentale da sapere, appunto, è quanta esperienza ha la wedding planner che si ingaggia per organizzare appunto il matrimonio. È importante il bagaglio professionale, per esempio la conoscenza, non so, dei fornitori, delle location, piuttosto che degli artisti, mi riferisco ai cantanti che magari si devono esibire, e altre cose. È importante anche, appunto, ricollegandoci a queste conoscenze, essersi confrontati anche con diverse persone di diverse zone, no? Questo sì, credo sia una cosa fondamentale. Sì. E sì. Poi al volo, dopo che mi rispondi, quanti più o meno eventi hai organizzato? Ok. Allora, sicuramente è importante avere un bagaglio o comunque una serie di fornitori con cui spesso si lavora, o anche magari nuovi fornitori, ma scegliendo sempre le persone giuste per l'organizzazione del matrimonio. In questo caso io cerco di capire come la scelta di quelli che sono gli sposi, quindi comunque cosa desiderano, e da lì si cercano i giusti fornitori per la tipologia di matrimonio, per la tipologia di evento. Il mio lavoro consiste nello scegliere il fornitore giusto in base alla tipologia, al budget, a una serie comunque di richieste che mi vengono fatte dal cliente. E come eventi più o meno, magari non li hai contati, ma parecchi. Devo dire parecchi. Quindi sì. Vuol dire che sei brava, perché non è che... Ma spero di sì. Vabbè, non spero è che si fanno tanti eventi giusto perché non c'è nessuno, diciamo, in giro, diciamo che è importante, no? Fare gli eventi sempre molto attenti alla cura del dettaglio e di ogni cosa. Nel senso, comunque è vero magari la quantità, ma anche e soprattutto la qualità dell'evento è veramente importante. E nell'organizzare un evento, appunto, c'è da tenere in considerazione diversi aspetti che sono comunque importanti, però è anche fondamentale che la figura della wedding planner possa un po' frequentare quelli che saranno i futuri sposi per cercare di capire appunto lo stile di questi, per cercare di capire un po' quello che vogliono. Ecco, in funzione di questo, qual è il tuo metodo di lavoro? Cosa fai? Come cerchi di conoscere queste persone? Guarda, inizialmente mi contattano tramite i social, che possono essere Instagram, Facebook, oppure mi scrivono una mail. Da lì poi c'è il primo contatto, il primo incontro con i miei clienti, con i miei futuri sposi, e da lì un po' c'è la conoscenza. Scatta
tendenzialmente quando ci si sceglie scatta un po' questo feeling già dal primo incontro, e da lì poi nasce tutto questo percorso. Per questo che dico, è importante, perché è importante secondo me il primo incontro, perché da lì posso capire che cosa desiderano, come posso essere utile per quello che riguarda l'organizzazione del matrimonio. E poi inizia il nostro percorso comunque fino al giorno, al loro giorno, al loro sogno. Dal momento in cui organizzi, diciamo così, un evento, di sicuro, quindi dall'inizio al fatidico sì, diciamo così, sì. No? Ecco, perdona il bisticcio di parole, ci possono essere le cosiddette spese extra che magari gli sposi stessi dimenticano di calcolare. Ecco, se dovessimo considerare tre tipi di budget, che ne so, medio, ottimo ed eccellente, che possono essere le tre categorie in funzione della situazione economica delle persone, ecco, sì. Come fai a gestire questa cosa qui? La calcoli prima? Questa è una domanda che ci hanno fatto. È una domanda anche molto importante, perché comunque gli sposi, ecco, questo il primo incontro, cerco di capire se gli sposi desiderano, comunque hanno in mente già un budget, quindi si sono già stabiliti un budget, e da lì io li faccio loro una tabella, quindi con tutto quello che potrebbe essere i costi della location, dei vari fornitori, hanno comunque un'idea generale di quello che potrebbero andare a scegliere, sempre con un margine di, tra virgolette, sforo su quello che può essere il budget. Oppure c'è chi dice ok, io voglio il sogno, e quindi mi lasciano magari un pochino ampio raggio, però si può realizzare secondo me un buon evento, un bellissimo evento, un bel matrimonio anche con dei budget piccoli. Importante secondo me avere una cura del dettaglio, e voglio un po' sfatare anche l'idea che la wedding planner possa essere troppo costosa rispetto a magari un budget, perché spesso il nostro lavoro è proprio quello di cercare di rendere al meglio anche un piccolo budget, di far sì che comunque ci siano i fornitori giusti e l'organizzazione giusta anche con budget che non sono altissimi. Questo di sicuro è molto importante, e per certo, lo dico, avrai un modo unico di lavorare che certamente ti contraddistingue dagli altri tuoi colleghi, no? E che renderà sicuramente l'evento speciale, di modo che nessun altro sia come il tuo. Come ti assicuri che il tuo evento, quello che organizzi, sia veramente unico? Per te che lo organizzi, appunto, ma soprattutto per gli sposi. Ah, io sono molto attenta a quella che è la parte organizzativa, quindi quella, la parte che precede il giorno dell'evento. Quando si arriva al giorno del matrimonio, al giorno dell'evento, tutto deve essere già perfettamente organizzato, e è necessario fare attenzione ad ogni minimo dettaglio, perché è veramente il dettaglio che poi fa la differenza. L'organizzazione prima comunque dell'evento è importantissima, nel senso che comunque ci sono tante cose che poi quel giorno devono essere poi coordinate, quindi il giorno diventa sicuramente impegnativo, ma è tutta una parte di coordinamento. Io poi mi assicuro, nel senso, ci sono tutto il giorno dell'evento, quindi dalla mattina prestissimo tendenzialmente fino alla fine del matrimonio, perciò gli sposi mi hanno tutto il giorno con loro, nel senso che hanno la tranquillità di avere qualcuno che pensa a tutto quello che hanno attorno. Si devono solo devono solo godersi quella che è la loro giornata. Diciamo che, ricollegandomi a prima, anche se la wedding planner dovesse guadagnare delle cifre medio alte, comunque se le merita, no? Perché comunque lavorate sempre, il matrimonio per voi comincia. Però ti dirò, molti mesi un'idea, prima. C'è l'idea comunque di avere veramente si pensa a volte a budget molto alti, quando non è così. Comunque ne vale la pena, visto che siete lì tutto il giorno, il matrimonio per voi comincia tutto tanti il giorno, mesi prima. Tra l'altro, cioè, sono sempre coordinata con il mio staff, ho delle mie assistenti, quindi noi seguiamo tutto, da quello che è la location alla chiesa. Senti. Sì. Ma possono esserci degli ostacoli, anche se magari tutto è organizzato in maniera perfetta. Ebbene sì. Ti stuzzico un attimino. Se piove, che facciamo? Se finiscono i drink, se dovesse rompersi il classico tacco, no? Allora, della scarpa. Ecco, voglio capire un po' come affronti, perché si deve essere forti anche da questo punto di vista, a livello di carattere, professionale. Mi hai fatto tre esempi. Hai visto? Ecco, e poi... quale altro evento così
negativo, fra virgolette, può avvenire o che è successo in un matrimonio che hai fatto te? Ecco, ti stuzzico fino alla allora, fine. Allora, guarda, per quanto riguarda la fine di un drink, vuol dire che non ho scelto un fornitore giusto. Lo no, nel senso che comunque quello è importante, questa cosa è veramente molto importante, perché la scelta dei fornitori che lavorano con me o comunque delle persone che ci sono nell'organizzazione del matrimonio è importante. Il tacco, ci sono i salvatacchi. Ah, quindi siamo già. E per la pioggia, ecco, sicuramente la pioggia è forse la difficoltà maggiore in ogni matrimonio. È di questi tempi, diciamo. Ed una wedding planner serve anche, nel senso, è importante che ci sia un'attenzione nella scelta della location anche per quanto riguarda la pioggia, perché ormai penso che le location si possano trovare su internet, ma spesso si sceglie a volte non valutando tutti i vari, il piano A, piano B, insomma, non si valuta sempre. Ah, ecco. E la quindi pioggia, c'è sempre il piano B, esatto, diciamo così. Guarda, io ho appena organizzato un matrimonio, tra l'altro nella mia città, in Città Alta, era un matrimonio straniero, la pioggia è stata tanta. E in effetti avere comunque una persona che organizza ti permette di stare più tranquillo e di avere tutta la parte del coordinamento. Diciamo che è normale lavorare tanto e in maniera dura, perché insomma la wedding planner lavora non solo fisicamente ma anche mentalmente, ci sono tante responsabilità, tutto deve essere perfetto, non devono esserci degli intoppi, ma ti è mai capitato qualche battibecco con qualcuno, qualcosa che non è andato bene? Guarda, fortunatamente no. E quando c'è stato magari un momento in cui ovviamente magari si crea un po' di tensione, ho sempre cercato di stemperare, perché è importantissimo che lo staff lavori in armonia. Poi ovvio che a volte succede che magari ci sia qualcuno che comunque collabora all'evento, che possa avere magari un po' di stress da lavoro, nel senso che comunque, come dici tu, è un matrimonio, soprattutto il matrimonio crea un forte stress, però tendenzialmente l'autocontrollo è fondamentale, molto importante. La pacatezza è fondamentale. È fondamentale, il self-control, l'ho detto bene. Esatto. Volevo un po' capire una cosa, come approcci, diciamo così, con le famiglie degli sposi, come cerchi, come fai a capire le loro esigenze, quello che pensano possa essere organizzato sia in chiesa che magari nella location? Ecco, come metti a loro agio sposi, famiglie e quant'altro? La famiglia è molto importante, nel senso che comunque ho anche avuto la situazione in cui siamo andati a vedere delle location con gli sposi e c'era comunque anche la famiglia. In genere nasce comunque sempre un bel rapporto, perché comunque è un lavoro che ti porta a realizzare un sogno, c'è comunque questa alone anche di felicità e di armonia, quindi tendenzialmente è bello vivere questa cosa anche con la famiglia. Tutti assieme. Sì. Scelta dell'abito, le bomboniere, magari il bouquet, l'abbiamo detto, location, le musiche, i cantanti, le persone che si esibiscono, tutta una serie di scelte che fai assieme alla famiglia. Però volevo un po' capire, tu hai chiaramente, ipotizziamo, una tabella da rispettare nella scelta di tutte queste cose, oppure cerchi di capire a livello culturale, di tradizione di famiglia, cosa loro vogliono fare? Quindi tu cerchi di conoscere i genitori della sposa e dello sposo, cercare di capire cosa vogliono. Oppure, non so, hai un tuo stile, quello fra virgolette deve essere. O magari, non so, loro ti chiedono un certo tipo di matrimonio e tu segui le loro direttive. Come funziona? Guarda, sicuramente parto dal fatto che il matrimonio è degli sposi, quindi la loro scelta, il loro gusto deve essere loro. Ovviamente molti scelgono magari me o scelgono il mio lavoro perché amano il mio stile, che però può essere legato a tutto, nel senso il mio stile può fare un matrimonio country, un matrimonio in stile classico. Ovviamente bisogna seguire anche le tradizioni della coppia e della famiglia, perché se in questo caso ho avuto questo matrimonio straniero, effettivamente quando comunque ci sono culture che vengono culture diverse, che devo
devono essere rispettate. Sì, quindi, per esempio in questo matrimonio hanno ballato durante la cena, quindi abbiamo realizzato un palco. Ecco, questo intendevo. Un palco, sì, assolutamente. Abbiamo gestito anche la cena in modo tale che gli ospiti ballassero durante le portate. Certo. Quindi sicuramente ci deve essere un'elasticità anche in quello che è il lavoro. Senti, diciamo che quelli che abbiamo affrontato sono forse gli aspetti chiave, fondamentali nell'organizzazione di un evento. Ti chiedo se abbiamo dimenticato qualcosa, se c'è qualcosa di importante ancora che dobbiamo citare. E poi, già che ci siamo, perché una persona dovrebbe sceglierti? Come, ecco, come ti assicuri che quello che hai in testa assieme alle famiglie sia veramente perfetto? Hai una tattica, una strategia, cosa fai? Guarda, è importantissimo capire all'inizio i gusti o comunque cosa desiderano gli sposi. Certo. Nel senso che una volta capito questo si crea poi tutto quello che è il matrimonio. E quindi quello è fondamentale. L'intervista sta per finire, però voglio punzecchiarti un attimino. Allora, ti chiedo se c'è un episodio, chiaramente bellissimo, che porti nel cuore di un evento, che sia magari quello che ti spinge ad andare avanti, che ti fa pensare, no, veramente, sto facendo veramente un bel lavoro, mi apprezzano, vado avanti. È quello che proprio non riesce a levarti dalla mente, se c'è. Guarda, fortunatamente negativo, devo dire che per ora non c'è nulla di negativo, quindi non ho nessun ricordo brutto di quello che è stato il mio lavoro. Ovviamente ci sono stati magari momenti in cui la pioggia magari ha messo più in discussione o comunque ha reso un po' più difficile quello che è la realizzazione, però di eventi negativi no. Quello che mi fa continuare è sicuramente i messaggi, le telefonate del giorno dopo degli sposi, perché ti riempiono il cuore, nel senso che comunque bella. Quando vedi che hai realizzato veramente il sogno di una coppia è una bella emozione, quindi quello bella. Ripaga di tutto, anche delle fatiche, perché ovviamente è un lavoro, è una grande passione, ma anche un lavoro molto impegnativo. E io sono contento per te. A questo punto la domanda finale, che poi è la stessa per tutti i miei ospiti, è: se hai un motto, se sì, qual è? Che il dettaglio fa la differenza. Ok, precisa, veloce. È il mio motto, perché secondo me un dettaglio può cambiare tantissimo l'aspetto di ogni cosa. Io ti ringrazio veramente di essere stata qui con noi alla Meglio Comunicazione. Telespettatori, ringrazio ancora una volta Nives Malvestiti, restituisco la linea allo studio. Ed eccoci in studio, amici, dopo questa bellissima intervista alla bellissima e di bianco vestita Nives Malvestiti. La voglio ringraziare veramente di cuore per averci concesso l'intervista e chiaramente per aver risposto a tutte le nostre domande. Abbiamo le idee un po' più chiare, abbiamo affrontato in queste domande tutto quello che è l'iter organizzativo dei matrimoni, dei vari eventi, affrontando le problematiche, come si gestiscono determinate situazioni, come si fa diciamo a organizzare il giorno più bello della coppia che si sposa e come con loro si va piano piano a organizzare appunto questo evento, le varie esigenze degli sposi. Bene, noi siamo veramente felici di questo, però prima di chiudere la puntata di oggi voglio dirvi che ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che ci sono 8, diciamo così, superpoteri della wedding planner che ci devono essere. Pensate, sono 8, lo ripeto: la pazienza, la telepatia, la preveggenza, l'empatia, carisma, la capacità di risolvere i problemi, il sangue freddo e l'invisibilità. Credo di averli letti veramente tutti. Wedding planner, grazie. Si conclude qui la nostra puntata. Continuate a scriverci e a seguirci. orspeva@chiocciolalibero.it. La Meglio Comunicazione vi dà appuntamento alla prossima puntata. E da parte di Gianluca Formica, come sempre vi dico, una buona vita. Grazie.